Stasera il delivery del ristorante Connubio di Torino. Iniziamo col primo antipasto. Vi arriveranno delle capesante sottovuoto e naturalmente vi arriveranno anche tutte le istruzioni. Bisogna spolverizzarli con questa polvere di lime e capperi e poi aggiungergli il latte di cocco a filo. Un altro antipasto. Abbiamo una battuta di vitello tostato che vi arriverà sempre sottovuoto così. Bisogna condirla con un pochino di sale e olio. E poi bisogna metterla in questa tartelletta, però deve anche sbordare un po' dal piatto. Facciamo dei piccoli fiocchetti a lato con la salsa guacamole e poi andiamo a finire il piatto mettendo sopra il katsuobushi. Il delivery del ristorante Connubio, hashtag a casa tua gourmet convivium. Gli gnocchi, l'acqua bolle, li buttiamo. Nel frattempo andiamo a mettere il coregone dentro nel forno per un paio di minuti perché si deve alla fine solo scaldare. Gli gnocchi stanno venendo a galla. Li buttiamo in un pentolino con una noce di burro e anche con un poco di acqua di cottura. L'acqua di cottura si è ritirata, li andiamo a mettere nel nostro piatto. Leggiamo bene le istruzioni che sono arrivate via email. Aggiungere crema d'albicocche, la demi-glace vegetale, il coregone che abbiamo messo nel forno, la cipolla bruciata. Voilà! Gli gnocchi col coregone del ristorante Connubio di Torino. Andiamo a prendere il nostro petto di faraone e lo tagliamo a fette. La base di salsa di mirtilli. Facciamo il lettino. Siamo al dolce. Yogurt, rosa e albicocche. Le pesche sciroppate. Voilà. E poi c'è la terra di cioccolato. Hashtag a casa tua gourmet.